Buongiorno a tutti, sono Francesca, faccio parte del direttivo della sezione Ampi di Potenza Picena, dedicata a Mariano Cutini e Mariano Scipioni, due partigiani potentini, trucidati insieme ad altri 30 ragazzi come loro nell'eccidio di Montalto di Cessapalombo, avvenuto il 22 marzo del 44. L'unico a salvarsi in questo eccidio fu Nello Salvatori, di cui oggi voglio leggervi la testimonianza. Alle ore 4 ci fanno salire su di un autocarro. Alle 5:30 giungiamo a Caldarola. Qui, fatta una breve sosta, l'autocarro imbocca la nota strada di Montalto. Procediamo velocemente in mezzo a fitta nebbia. Speriamo che i nostri compagni si accorgano in tempo per mettersi in salvo. A 500 metri la sentinella, sentendo insolito rumore di autocarro, spara quattro colpi di fucile per avvertire tutti. I fascisti, impauriti, si precipitano giù, si sparpagliano a ventaglio circondando la zona per prendere in una sacca tutti i patrioti. Per circa 2 ore attendiamo incerti sulla morte nostra e dei nostri compagni. Poi avanzano lentamente una decina di fascisti armati, con alcuni compagni feriti e sanguinanti, uno dietro l'altro, con le mani alzate, le coperte in spalla e lo spavento in volto. Arriva poi il tenente Barilatti e viene anch'esso allineato con gli altri lungo la strada e, accortosi di me, mi stringe forte la mano. In ultimo arrivano il tenente Manlio Ferrari di Pesaro e il maresciallo Proietti di Tolentino, con una decina di compagni rastrellati lungo la strada. Dopo ansiosa attesa, tempestata di mille supposizioni, giunge il tenente della milizia e alle ore 10 dà l'ordine di iniziare la fucilazione. Tre fascisti e due tedeschi formano il terribile plotone di esecuzione. Dopo breve interrogatorio, per primo viene fucilato il tenente Ferrari, poi i suoi gregari. Il tenente Barilatti, sentendo piena la sua responsabilità di capo, abbraccia uno per uno tutti. 4 a 4 vengono stroncate fiorenti giovinezze. Qualcuno non morto con la scarica dei mitragliatori si lamenta pietosamente e i militi lo finiscono a colpi di pistola. È la volta del quarto turno, il mio. Percorro pochi metri che mi separano dal luogo della fucilazione con l'anima nella più grande agitazione. Non faccio neppure in tempo ad arrivare, che una scarica di automatico parte. Non so neppure io come, cado a terra, colpito da alcune pallottole non mortali, al fianco, al braccio, alla gamba destra. Inizia per me una protezione divina. Non mi preoccupo delle ferite, quantunque non poco sanguinanti. Tutta l'attenzione è di non lamentarmi e di non muovermi affatto, per evitare il colpo di grazia. Il freddo è intenso, il sangue che esce dalle mie ferite mi incomincia a spaventare. Altri quattro compagni cadono e mi coprono. Anche il loro sangue scorre copioso, mi macchia il volto, la testa, la schiena, tutto. Dopo pochi istanti sento togliermi i cadaveri di dosso. Si saranno forse accorti di me che sono ancora vivo. Mi daranno il colpo di grazia. Riconcentro tutto me stesso a comparire morto e fortunatamente mi prendono i compagni che attendono per essere fucilati, trascinandomi per qualche metro. Poi sento mancarmi il terreno e scivolo velocemente giù da una scarpata. Altri fucilati mi cadono bruscamente sopra e sento di qualcuno l'ultimo respiro. Attendo immobile sulla neve circa 3 ore, sento venir gente e, raccogliendo allora tutte le mie forze, lentamente mi alzo. Emozionato nel vedere un mucchio di compagni inerti. La gente spaventata indietreggia, piange, si lamenta. Penso subito che nel mucchio ci deve essere qualcuno salvo come me. Mi do a chiamarli ad uno, ma come fuori di me mi accorgo che sono tutti morti. Io solo sono superstite fra i fucilati di Montalto. Alle 13:30 vengo ricoverato nella vicina casa di Cicconi Emilio. Chiedo solo di poter riposare.